Salve a tutti di SMT Airsoft, in particolare da S, sono qui per il mio primo commentario, incredibile cari ragazzi, addirittura il primo commentario, mi sento veramente un grandissimo figo, della giocata svolta il 31 novembre nel nostro campo urbano di Triangolo. Vedremo soprattutto degli spezzoni salienti della giocata, e in questa prima spezzone vedremo utilizzare un fucile a pompa che spara tre colpi, che è una vera cagata, però è molto molto divertente. Cagata perché è efficace solo dalla corta distanza, significa entro i 15 metri esagerando. Oltre 15 metri è una stronzata, perché ha lo pop fisso, quindi è una veramente, ripeto, una cagata. Però molto divertente, molto 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 divertente, e io soprattutto in questa parte di giocare mi sono veramente divertito. Purtroppo, ma a quanto pare con la pioggia non funziona, non so per quale assurdo motivo, non mi pescavo i pallini, quindi solo in questi due minuti di giocata vedremo utilizzare il fucile a pompa. Poi switcherò l'arma e prenderò un MP5 della ICS con raffica nativa a tre colpi. Ora qua sto cercando di avanzare, lì davanti ci sono due nemici. Cambio posizione per cercare una posizione un po' più tattica, anzi non tattica. Devo essere più vicino ai nemici per riuscire a colpire in maniera decente. Qua succede questo. Fuori uno. E via l'altro. Avanza. Qui cerco di quacchiamo il mio amico per farlo avvicinare, ma vieni, vieni, ho preso entrambi, vieni. Non è che si muova tanto. Ho cambiato l'arma. La pioggia non mi faceva funzionare bene il fucile. Questo è il fucile MP5 della ICS. Qua mi sto approcciando all'edificio A con NEG e sul fucile ELK. Prima rampa di scale. Qui credo di fare anche molto male al mio compagno perché credo di aver sparato. Mi abbasso, colpisco il nemico che era sulle scale. Ora mi avvertono che nelle rampe successive a queste ci sarà un altro nemico. Ringrazio M per la chiamata. Mi avvio. E vedremo cosa succede. Come dall'ultimo. Non riesco a beccarlo. Decido di switchare in raffica, uscire sparando. Questo si chiama terrorismo psicologico, cari ragazzi. Fa una paura folle sentire sparare, e uscendo così mi sono assicurato di non essere beccato. Quindi adesso comincia il cercare di liberare l'edificio, il complesso di appartamenti. Non si vedrà nulla, purtroppo. Sono veloce, avete visto? Ora io sento sparare dal piano superiore al mio, quindi so che c'è un nemico già precedentemente chiamato da T in radio. Bang! Perso. Ora mi avvio verso la bandiera per difenderla, perché i radio mi stavano dicendo che c'erano dei nemici che stavano cercando di rubare la bandiera dal nostro obiettivo per portarla al loro obiettivo. Qui quindi esco sul balcone, mi faccio vedere da T, che è dentro quel cassottino lì, vedo un nemico, non gli sparo, perché so che ce n'erano due, me l'hanno detto in radio. Quello lì è il nostro obiettivo. Lì dovevamo mettere, posizionare la bandiera per difenderla. Uno. Tre colpi precisi sull'elmetto. Perfetto, bandiera, difesa. Ah, ma se è uno dei nostri. Poco dopo
finirà la giocata. Uno! Vai! Qua siamo all'inizio della nostra terza giocata della giornata. Potete notare come il campo sia completamente allagato, una cosa veramente imbarazzante. Prossima volta che andrò a giocare lì mi porterò anche la cuffia e gli occhiali dato per farmi un bagno. Qua vedete una nostra piccola tattica, dato che Neg è sempre un mio compagno fisso praticamente, e lui essendo mancino sta all'interno delle colonne, io essendo destrozzo sto all'esterno. Nemico? Qua avremo una rampa di scarica, dovremo ovviamente valutare se libera o no dai nemici. Sempre si esce in due. E ora questo è il respawn nemico. E qua succederà una cosa molto molto particolare. Io sparerò insieme a Neg contro i nemici tutti messi in fila, tutti perfettamente ammazzabili, dato che la distanza non era eccessiva, erano circa sui 20 metri, era coperto, quindi le gocce di pioggia non davano neanche fastidio al pallino. E qua io mi stupisco che solo uno di questi si dichiari. Stanno guardando di qua. Vieni. Attento. Preso! Bravo! Scusa, detto, ma non riuscivo più a vedere. Qui rientro e mi coordino insieme a Biro, che sarebbe Biri, T, quello. E Miguel, M, per andare a prendere la bandiera posta nel centro del campo. Biri, allora, scusate così, Migi, tu guarda a sinistra del Biri, Biri, tu stai lì e cerca di coprirmi quando prendere la bandiera, eh. Al mio 3, 1, 2, 3, vado. Vi ho messo la bandiera qui in mezzo perché così è molto, è facilmente difendibile e al suo tempo è molto difficile prenderla. Quindi ci si deve esporre un po' di più. Ora insieme a M, ora vediamo T che entra a difenderci da un'altra posizione. Insieme a M cercheremo di apposizionare la bandiera nel nostro obiettivo. Che movenza. Sembra un ballerino. Io una mano. Qua M riesce a beccare due nemici, mi intima di prendere la bandiera e di andare a posizionarlo. Peccato che... Preso! Un nemico ci secca entrando. Sì! Bravo! Questo è l'ultimo pezzo che non è molto particolare come il pezzo prima con Neg, perché succede un'altra cosa molto molto ancora molto più particolare dell'altro, ovvero Miguel si avvicina a un nemico a 5 metri, spara 5 colpi con la sua arma perfettamente tenuta in modo perfetto, monofilare nuovo, eppure questo si gira e gli spara. Miguel è completamente stralunato. Non ci cade neanche lui, infatti è fermo lì nel nulla che guarda il vuoto. Oggi, cari ragazzi, ragazze, bambini, bambine, adulti, adulte. E sì, sei adulte, eh? Non penso, comunque fa lo stesso. Siamo qui riuniti. Non ti ho preso? Non l'ho preso, come cazzo è possibile? Vieni, dai, adesso, mica, dai, sopra su. Bancale. C'è una pistola che infunde il contatore della terra. Dai, vieni su, dai.